Stamattina il nostro viaggio parte da Brescello. Volevamo raccontarvi i disagi dei pendolari, ma di fatto c'è una notizia, un aggiornamento nell'ultima ora perché la stazione proprio stanotte è stata vandalizzata. Già stamattina abbiamo avuto modo di raccogliere le prime immagini di quanto accaduto e le vediamo insieme. Partiamo dalla sala d'attesa della stazione di Brescello. La porta è stata prima scardinata e poi tolta per motivi di sicurezza. Entrando si nota lo stato di abbandono e di degrado con sporcizia, un'obliteratrice non più funzionante chiaramente, e poi di questa notte la rottura del vetro che un tempo era destinato alla biglietteria. Durante la notte la sala d'attesa è aperta, ovviamente alla mercé di tutti, e questo è quello che succede. E poi questa notte imbrattata anche la parte esterna laterale della stazione. Questo era probabilmente un capanno degli attrezzi, come vedete. La porta è aperta perché anche qui ovviamente c'è un bivacco. Guardate bene cosa c'è dentro. Qualcuno ha lasciato un vestito, altri vestiti. È ovviamente una zona questa utilizzata dai disperati. Non ingrandisco le immagini perché qualcuno ha fatto anche i propri bisognini. Dietro il capanno c'è questa specie di gabinetto pubblico, in quanto non è presente un servizio igienico, e di conseguenza chi ha necessità di andare in bagno di solito si reca qui.